Amici di Globus Television di Pianeta Catania e di Calcionate, buonasera e bentrovati alla nostra classica trasmissione di presentazione della gara del Catania. E questa probabilmente è la gara dell'anno, la partita dell'anno. Lunedì sera in posticipo all'Angelo Massimino Catania-Trapani, seconda contro terza in classifica con i rosso che ancora coltivano speranze di poter agganciare il primo posto occupato dallecce ma non più padroni del proprio destino. Ne parleremo diffusamente durante questa nostra puntata dalle 20 alle 21, ovviamente in mia compagnia, ma soprattutto in compagnia di un tecnico a cui siamo molto legati affettivamente. Salvo Bianchetti, professore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli di telespettatori di Globus. Siamo se pronti? Se pronti sì. Siamo pronti perché eh, si tratta di una gara molto molto importante, la vedo bello carico. Oggi cercheremo di approfondire un po' anche gli aspetti tecnico-tattici, nonché quelli relativi anche alla tifoseria perché si è passata una settimana di un certo tipo, se ne è parlato molto, è giornata rossa-azzurra la partita di lunedì sera che andrà in diretta anche su Rai Sport, quella fra Catania e Trapani, abbiamo Alfio Lombardo di calciocatania.com, altro Buonasera moderatore del muro, che è il, a tutti. il luogo di incontro più importante per quanto riguarda i tifosi su, su internet e mi pare da dire che non solo sul muro, ma anche sui social, su Facebook in particolare, se ne è parlato tanto di questa situazione relativa ai tifosi, però io vorrei, Alfio, prima di cominciare, dare subito le coordinate riguardo... Alle, alle, um, ai biglietti venduti perché si profila una serata veramente d'altri tempi. Nominalmente da, da eh, quello che risulta essere vendita online risultano tre settori esauriti che sono la eh, tribuna A, la curva nord e eh, i vari settori il, della tribuna A. Eh, sono nominalmente esauriti perché in realtà c'è la questione in ordine al fatto dei posti che sono per gli abbonati, il cui di, diritto di prelazione scadeva oggi. Quindi domani verranno messi in vendita anche i biglietti che non sono stati riscattati agli abbonati. Però eh, comunque sia, credo che eh, al momento ci aggiriamo intorno ai 12.000 eh, paganti e senz'altro si andrà verso il record stagionale di presenze al massimino. E Quindi si supereranno i 14.000 che si sono registrati per la partita fra il Catania e la Juve Stabia. Assolutamente sì. E giornata rossa azzurra, lo sapete, quindi non valgono gli abbonamenti, se ne è parlato tantissimo. Poi magari faremo qualche accenno. No? Assolutamente, caro Alfio, però io vorrei innanzitutto eh, avviare la eh, discussione relativa al um, momento no, eh, in classifica del Catania e a quello che è accaduto, no, professore, nella scorsa partita eravamo presenti a Siracusa, al De Simone, eh, a Cragas Catania, una gara comunque eh, abbastanza semplice che il Catania ha portato a casa senza troppi pat patemi. Eh, vabbè, quella è l'oggi di una gara che con, con l'Agrega Sommeri retrocesso, è una partita da fare tre punti, il Catania li ha fatti. Adesso affronta il Trapani in una gara dai molteplici significati, no? obiettivi, perché, eh, innanzitutto, battendo il Trapani eh, il Catania rimane secondo, e arrivare secondo se il Lecce diciamo, vince sempre eh, è importante. Però eh, vincendo metterebbe pressione al Lecce, che in effetti eh, insomma, il Catania arriva a un punto e Sappiamo nel calcio di oggi eh, l'ultimo per battere la prima, insomma, non ci sono risultati scontati. Eh, Catania probabilmente la, la, è, stato, è stato in una situazione che insomma, poteva vincerlo questo campionato. Nel no? frattempo, Tra... siamo, stiamo sì. vedendo un po' e ripercorrendo gli highlights della partita contro la Cragas. Questo è il gol di Cicciolodi. Sì, devo dire vabbè, molto bello. Molto bello. Se voglio dire, è una, è una partita in cui il Trapani si gioca qualche cosa perché, però il Trapani sembra che abbia mollato nelle ultime gare il Catani invece sta facendo bene tranne quel, quell'ultimo passo falso con la Juve Stabia però la Juve Stabia è, è una buona squadra ha vinto a Lecce quindi, però certo, il Catani vincendo avrebbe sicuramente messo un'ipoteca sulla Serie B però nel, nel calcio non, non c'è mai la sicurezza di niente fino a... Fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Quindi il Catania deve vincere per mettere pressione al, al legge. Ecco, questo è il secondo gol di Cuglia, adesso poi arriverà anche il terzo di eh, Mazzarani eh, con la bella azione di Manné poi appunto il gol di Mazzarani. Eravamo eh, lì insieme a, a Siracusa, Alfio. Si è trattato, è vero, di una partita semplice, però il Mister si è affidato, al di là delle assenze, no? sia per squalifiche sia per in disponibilità, in difesa, si è affidato sostanzialmente dal centrocampo in su alla formazione che ha fatto bene, quella titolare che ha fatto bene da, da Monopoli in poi e si presume che lo farà anche lunedì. Sì, ha già, ha già detto oggi in conferenza stampa che giocherà Marchese al posto di Por, Porcino quindi i, per, per quanto riguarda la uh, fascia sinistra si affida all'esperienza, diciamo, di Marchese eh, per quanto riguarda la partita, il Siracusa è stata cer certamente inizialmente eh, caratterizzata dal caldo che secondo me ha un pochettino limitato il Catania e ha favorito diciamo, i ragazzi argentini che erano certamente più, più vogliosi. Nel, nel momento in cui dal ventesimo in poi è, è venuta meno la eh, condizione fisica e ragazzi e, e la grass, il Catania ha preso in mano la partita e l'ha portata tranquillamente a casa. Sicuramente, a proposito di Lucarelli, eh, oggi ha parlato il mister, noi abbiamo prodotto un'intervista molto molto lunga, eh, però eh, abbiamo preferito mandarla prima della trasmissione, poi non so se il eh, buon Turi Compagnia in regia insieme ad Alessandro Cutrona, eh, magari dopo la, eh, dopo la nostra trasmissione alle 21 potranno mandarla nuovamente magari per chi non, non è riuscito a vederla in maniera eh, integrale però ecco questo poi lo, lo chiediamo allo stesso Turi Compagnia perché era impossibile poterla far eh, ascoltare e vedere durante la, una trasmissione di, di un'ora perché era molto lunga però ecco eh, più o meno Alfio eh, le, la sintesi del, dell'intervista è che eh, si tratta di una partita molto molto importante e che si affiderà sostanzialmente alla squadra titolare. Ce la potiamo fare. La potiamo fare. <ride> In sintesi è questo. No, diciamo, eh, mi è piaciuto molto eh, Lucarelli eh, e chiaramente sta facendo un percorso di crescita come allenatore abbastanza, abbastanza intenso. Ha parlato oggi del fatto anche che, eh, perché lui sostanzialmente a inizio anno vive eh, a Torre del Grifo, a Modieremo, nel senso che non usciva quasi... Qua, quasi mai. Oggi invece ha detto in conferenza stampa che era andato uh, fuori a sbrigare le faccende e solamente le persone lo uh, fermavano ogni due per tre e ha avuto modo di toccare co con mano quel, quello che è l'affetto dei tifosi catanesi e si è reso conto di cosa significa catania per i catanesi. E, dal mio punto di vista ritengo che Lucrelli sia migliorato molto e da un punto di vista tattico uh, nel corso della stagione, nel senso che solamente da quando poi ha messo in panchina il 3-5-2 per ritornare al 4-3-3 la squadra si è certamente espressa meglio e anche secondo me il, diciamo, la posizione viaggianti che ha liberato lodi ha dato un volto nuovo al Catania ma anche, ma anche come lui si sì, rapporta in conferenza sì, stampa è molto me, importante è cresciuto infatti, molto. infatti per chi ha avuto modo prima della trasmissione di Assistere alla conferenza stampa mi sembra che sia molto più diciamo, rilassato anche in momenti di tensione come questo, no, mister? Lei, lei lo sa perfettamente che la vigilia di partite così importanti, sostanzialmente ci si gioca un campionato, è sempre molto tesa. Ma è tese però secondo me il segreto è E poi l'allenatore diciamo, eh, senza volerlo trasmette alla squadra il suo stato d'anima. Quindi se il tecnico è sereno, eh, secondo me deve lasciare in tranquillità la squadra, perché nella tranquillità eh, il, 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 il giocatore esprime quello che sa fare, quello che è veramente. Se, se c'è troppa tensione, certe volte eh, si hanno delle paure, magari in cosce e il, il giocatore non si esprime eh, come dovrebbe. È una partita, importantissima, importantissima, allora siccome è una partita importantissima noi abbiamo preparato un editoriale come al solito da parte del sottoscritto che fissa un po' i punti e poi li andremo a sviluppare a cominciare no, dalle visualizzazioni dalle schermate del nostro Bruno Marchese sempre molto molto certosine e belle, fra l'altro oggi vi anticipo che grazie a salvo Emanuele di calciocatania.com ovviamente all'ottimo Bruno Marchese abbiamo preparato anche un grafico anche d'impatto che mette a confronto Lucarelli e Marino, perché sapete che Lucarelli ha battuto il record di Marino per capire anche nei numeri cosa significhi questa, questo diciamo, record che ha raggiunto il Catania di Lucarelli. Però prima l'editoriale. Il grande giorno è arrivato, non sarà decisissima questa partita perché il Catania non è più padrone del proprio destino ma è una partita veramente da far tremare le vene e i polsi perché per il Catania sarà importantissimo vincere contro il Trapani, posticipo di lunedì sera all'Angelo Massimino alle 20.45 in diretta sul Rai Sport contro una squadra, quella allenata da Calori che ha fatto benissimo fino a questo momento, è terza in classifica che se vorrà Arrivare al secondo posto dovrà assolutamente vincere contro i rossazzurri. Partita difficile contro un avversario tosto. Una partita che comunque troverà un grande pubblico all'Angelo Massimino, perché la giornata rossazzurra sta andando veramente alla grande. Ci sarà tanta, tanta gente a incitare il LioChu e quindi i giocatori, i ragazzi, avranno anche questo stimolo. Mister Lucarelli avrà a disposizione sostanzialmente tutti anche se come sapete Caccavallo e Rossetti sono i lungodegenti quindi non, non ci saranno, Porcino ha avuto qualche problema in, qualche problema in settimana però potrebbe eh, recuperare per il resto solo problemi di scelta per Lucarelli che dovrebbe ripristinare l'undici titolare delle ultime gare con Blondetta a destra, Aia e Bogdan centrali, Marchese a sinistra e poi i tre di centrocampo e i tre di attacco che hanno giocato nelle ultime partite. Quindi eh, attenzione perché Marras in, nella partita d'andata ci ha messo in grande difficoltà, è importantissimo vincere anche perché lo scontro diretto... Dell'andata è andato male perché hanno vinto i trapanesi la partita. Quindi sarà fondamentale approcciare nella maniera giusta la gara contro il Trapani. Voi mi vedete in questa MIS no, con questa tuta a sviluppare il meritoriale. Beh ragazzi. È importantissima anche la solidarietà. Quindi al di là della partita fondamentale che il Catania giocherà lunedì contro il Trapani, giorno 9 maggio all'Angelo Massimino si giocherà un'altra partita altrettanto importante, la gara della eh, solidarietà. Un gol per la solidarietà, il, lo storico trofeo messo a disposizione da eh, Luca Napoli, tutto in beneficenza che speriamo possa riempire gli spalti del Massimino, come al solito, di tanti giovani, soprattutto delle scuole. I biglietti sono a disposizione, ci sarò anch'io, ci sarà anche Globus Television, Pianeta Catania, Calcionate, Radio Delfino e quindi eh, sarà una grande giornata di festa, una grande giornata di spot, mi raccomando, il 9 maggio di mattina tutti all'Angelo Massimino, un gol per la solidarietà. È molto importante, mi raccomando, la, questa, questo appuntamento, no? 9 maggio all'Angelo Massimino, tutto in solidarietà, un gol per la solidarietà, eh, ormai è da tanti anni che si svolge questo evento al Massimino, sono coinvolte anche le scuole di Catania, ci sarò presente anch'io, l'avete sentito nel, nell'editoriale, ma ci sarà presente anche Globus eh, Television. Allora, eh, io direi, se è possibile, caro Turi.. Di andare immediatamente a visualizzare la classifica perché, eh, caro professore, eh, c'è poco da, da andare a, a discutere. È una partita importantissima. Se il Catania vuole nutrire ancora qualche speranza nelle ultime due giornate di poter agganciare il Lecce, bisogna andare a 70, bisogna andare a uh, un punto dalla formazione. Salentina, quindi il Catania ha solo la vittoria eh, come risultato possibile, ma anche il Trapani, se vuole raggiungere il secondo posto, ha solo un risultato, quello Deve di vincere. vincere contro il Catania, perché poi avrebbe la, diciamo, gli scontri diretti eh, favorevoli. Però, ecco, se noi andiamo a vedere bene questa classifica, ci accorgiamo che anche le squadre che poi nelle ultime due giornate dovranno incontrare il Catania... E si trova in una situazione di un, certo, di un certo tipo, per esempio, il Matera con, i, con gli ultimi sei punti di penalizzazione è, è venuto fuori dalla, dalla zona playoff e quindi avrà degli stimoli in più. La Paganese che giocherà con il Lecce ancora non è assolutamente salva, quindi ci sono delle partite che comunque si dovranno giocare. Ma sì, però poi l'aspetto tecnico secondo me, specie in questo periodo, verrà fuori perché secondo me la paganese cosa fa? Non è che può, secondo me non farà punti legge. Come il Catania deve si battere il Trapani e poi andare a vincere a Matera. E lì quella è una partita molto insidiosa perché il Matera... Io mi ricordo, visto a Catania, ha fatto una bella partita. Sì, pagio, no. era, era passato in vantaggio poi il Catania che si Sì, pareggiare. le squadre di Auderi poi giocano bene. Bisogna vedere l'aspetto psicologico, sì. perché pro probabilmente il Matera insomma, con, con meno 9 punti eh, magari era su, era in una posizione di classifica in in invidiabile, invece adesso eh, sicuramente non è nelle migliori condizioni. Eh. Quindi Catania deve vincere sempre. Eh, e sperare che l'ultima gara in Lecce non vada. No, sì, perché non poi il Lecce Monopoli, gioca la gara sì. importante a Monopoli, poi vedremo. Però intanto se la regia è pronta, eh, fissiamo il prossimo turno, che è un turno importante, è il terzultimo del campionato e riposa, come ben sapete, il Lecce Alfio. Mi sembra di poter dire che comunque al di là della partita. Che il Catania gioca con il Trapani, che è il big match che, fra l'altro, è in posticipo lunedì alle 20.45 all'Angelo Massimino. Ci sono delle partite interessanti anche in proiezione finale di campionato, per esempio Monopoli-Francavilla. Ho, ho la stessa partita della Fidelissandria con il Matera, e poi vediamo anche una, una partita interessante che è quella Il derby calabrese fra il Cosenza e il Rende. E ci sono delle, delle gare che comunque possono interessare. La, la zona bassa della classifica sono tutti diciamo incastri che fanno in modo tale che fino all'ultima giornata sostanzialmente tutte le varie squadre che si andranno ad affrontare sono impegnate in qualcosa e questo per certi versi finisce per essere una garanzia sì. anche per esempio non Paganese sono... sicura le è una partita fondamentale no? sì Ossia... anche perché c'è soprattutto il fatto dell'ultimo eh, dell posto l'ultimo è già stato assegnato per quanto riguarda sì. la, la prima retrocessione Diretta, c'è la possibilità, eh, la, la finestra se si va oltre una certa differenza punti, che anche il secondo posto eh, può essere diciamo, già segnato sì. direttamente. Con, e 8 squadre... con più di otto punti di ristacco eh, non, si fanno, non si fa nemmeno eh. il secondo play-out. E quindi in questo caso, le squadre che sono in, eh, questa, eh, in questa eh, soglia, che, che sono negli, poi sì. le squadre che devono affrontarsi sì. anche il Lecce. Devono assolutamente combattere per evitare questa, questa loro nefasta possibilità. Eh, nel frattempo ti, ti do un dato ufficiale. È appena uscito un tweet di Vagliesinni che scrive: eh, Dopo il quinto giorno di prevendita sono già 11.000 biglietti venduti, si va verso il record stagionale io presenza al massimo. Eh perché quello, ancora mancano quello, alc alcuni giorni, quindi, professore, sì, saremo, saremo in tanti. Sarà sarà, sarà possibile comprare anche i biglietti anche lunedì. Mm. Io penso tutti i catanesi che amano il Catania anche quelli che non magari non, non sono appassionati di calcio tanto appassionati di calcio, penso che questa partita se la vogliono vedere eh, insomma, dal vivo perché ripeto, insomma, la posta è alta vincendo si darà molta pressione a Lecce e si può dire poi c'era anch'io Ecco, infatti nel frattempo eh, lo, lo sapete no? per mettervi in contatto con noi in diretta basta inviare un messaggio Whatsapp alla nostra Whatsapp line, il cui numero trovate in sovraimpressione, oppure scrivere sulla pagina Facebook di Calcionate, sulla nostra diretta o uh, su Pianeta Catania Group, su Facebook e, e sul muro di calciocatania.com, dove già l'ottimo Alfio Lombardo ha inserito anche il link per seguire la eh, diretta. Saluto Mattia Turrisi che dice che Lucarelli non deve fare esperimenti e che sarà sicuramente una festa, di sport, mentre Alberto Maugeri, sempre alla nostra WhatsApp line, dice: Sarà una bellissima festa. Un abbraccio ai fratelli Granata. Ma sia lunedì che nelle due successive partite con Matera e Rende ci sono ben nove punti da conquistare sperando che il Lecce almeno una non la vinca. Guarda, un segno, secondo me è anche il cambiamento che facevo, di, di cui facevo riferimento prima su Lucarelli. è anche il fatto che quando fai i cambi adesso cambia ruolo su ruolo. Sì, assolutamente, quindi, quindi <ride> assolutamente. diciamo che, che ha messo in cantina il fatto di fare esperimenti, nel senso che, che mette la squadra la, la sua formazione e anche quando deve fare i cambi non fa altro che fare ruolo su. Ruolo che secondo me è la, è la situazione migliore per non, non stravolgere nulla. Allora salutiamo anche Claudio e Massimo Leonardi sulla uh, nostra pagina Facebook Calcionate: dice vogliamo la Serie B o, o da primi o agli spareggi, ma vogliamo uscire da questa categoria. Salutiamo anche Rita Scudè che dice vogliamo la B e anche il nostro amico Giovanni Flavini e Marco Sapienza che dice due domande al signor Bianchetti. L'avvicinamento di Porcino con Marchese, come lo avete dopo la buona prestazione del Calabrese a Siracusa, l'odio avanzato in mediana e viaggianti davanti alla difesa. Questa inversione di ruolo è stata eh, presa dopo eh, questa decisione: è stata presa dopo il disastro di Monopoli. Evidentemente prima di Monopoli qualcosa non quadrava nemmeno nelle scelte di mister Lucarelli. Ecco, la prima domanda è Porcino sì, Marchese, Porcino. che è una domanda di carattere tecnico. Poi magari la sviluppiamo meglio anche nella seconda parte, però possiamo rispondere già da sì, adesso. Sì, ma io sono un fan di, di, di Porcino. Io mi ricordo la partita di Bisceglie tra Porcino e Mannè sulla sinistra. Hanno fatto delle cose da Serie A proprio. E io ho detto, ma questo Mannè dove l'hanno tenuto fino adesso? E Porcino anche, come mai... E non è un titolare, insomma, e già, Poi, già si sa che giocherà a Marchese perché lo ha detto Marchese. Lucarelli. Io perché, mi permetto di dire, per, professore, per... che Porcino in quest'ultimo periodo sembra eh, diciamo avere dal punto di vista atletico qualcosina, qualcosina in più ma dopo quella partita di Biscegli, secondo me non doveva uscire più perché lui può giocare sia da terzino, ma può giocare anche più avanti. No? Quindi non lo so, ci sono degli equilibri di spogliatoio. Siracusa ha avuto un piccolo infortunio per cui è stato sostituito, sì. quindi, quindi può essere Potrebbe anche, essere in può essere anche in perfette che, condizioni diciamo, in questa, in questa sì. scelta di, di fare giocare. Però, cioè, no, subito dopo, Bisceglie questo ragazzo è stato sostituito, e poi Catania ha subito il pareggio no? e, e poi non è stato impiegato, diciamo, sempre da titolare. No, è no. è qualcosa, quindi secondo me invece è una bella risorsa e bisognerebbe sfruttarlo eh, L'altra domanda... domanda è, è ah, per esempio, le scelte dopo Monopoli. Allora, viaggiante è un mediano basso, proprio io l'ho sempre detto, ma no da adesso, da quando il Catania era in Serie A, che lui il suo ruolo è davanti alla difesa. Perché, A proteggere, diciamo, la sì, difesa. perché eh, ha la capacità un po' di interdizione e il piede non è che ce l'ha cattivo perché ha fatto la Serie A no? non è l'odi però sostanzialmente è lodi, è comunque tecnicamente è valido per la categoria l'odi là davanti è protetto ha le spalle diciamo, protette e può fare l'ultimo certo. passaggio come ha fatto ultimamente no, però è, me... è evidente come dice il nostro amico Marco che comunque nelle scelte prima della partita con il Monopoli ancora qualcosa non quadrava perché non, si è... non era stata trovata la scelta giusta nemmeno è la mai parte tardi però di, di... <ride> abbiamo trovato eh, la un po', un po fine. Eh, salutiamo anche Sebastiano Ieni che dice che questa è tra le, è tra le più importanti delle ultime tre eh, partite rimaste, sia per continuare a fare pressione alle lecce sia per chiudere il discorso secondo posto e siamo tutti d'accordo. Io sarei anche d'accordo con Andrea Gimmi che dice Monopoli Lecce 2-1. Eh, al 91esimo saremmo non felici di più. felicissimi però intanto pensiamo a noi e alla partita di lunedì, salutiamo anche Simone Cito, CT84 alla Whatsapp Line, che dice con i nostri 67 punti saremmo in Serie B da diverse giornate in un altro girone visto i 58 punti del Padova e i 63 del Livorno comunque queste sono tutte eh, considerazioni che purtroppo no, eh, si possono fare ma non hanno eh, riscontro perché siamo in questo girone, ci sono tre squadre importanti, salutiamo anche gli amici del muro di calciolatere.com, andiamo subito così per visualizzarlo al grafico dell'amico Bruno Marchese che riguarda eh, il confronto fra Catania, Trapani e Lecce, lo aggiorniamo, no? ecco queste sono le partite eh, rimaste, eh, il Lecce ovviamente riposa e il Trapani e il Catania si incontrano e poi lo, sap li, lo sappiamo tutti, il Paganese monopoli per per il Lecce e Matera e rende per il Catania, eh, ov ovviamente anche il Trapani giocherà con il Monopoli e poi con il Cosenza, diciamo che il, il Trapani ha tre partite non facilissime, anche se col Monopoli gioca in casa, però eh, intanto dobbiamo concentrarci, no, eh, professore, su questa partita, quella di lunedì che non sarà facile perché il Trapani è una grande squadra una grande squadra però ultimamente insomma, non ha insomma, fallito due appuntamenti, anche se quello in casa forse aveva fatto un gol valido e non, non gliel'hanno dato contro l'Andria, però ha perso fuori casa malamente, quindi l'autobus secondo me il Trapani l'ha perso, è impensabile che venga al massimino e venga a dettare legge e vincere qui secondo me non ce la farà. E, e poi c'è l'ultima cosenza che non è facile. Eh, e in casa se, se non vince a Catania secondo me poi non vincerà neanche, neanche le altre partite perché non potrà arrivare al secondo posto speriamo eh. che già mentalmente già abbiano sì. già uh, mollato e che vengano a Catania Cer certamente non verranno a fare le barricate e questo per il gioco del Catania non può che essere un aspetto positivo assolutamente sì, nel frattempo ecco io, dato che abbiamo parlato di Lucarelli, a proposito mi dicono alla regia tu tuoi i compagni Alessandro Cutrona che nella replica sarà possibile andare a um, sentire l'intervista completa a Lucarelli. E, ripeto, era troppo lunga, quindi non la, non la possiamo mandare durante la trasmissione, però prima e dopo nella replica che andrà in onda domani alle 15, cioè stasera a mezzanotte e mezza e domani alle 15, eh, sia prima sia dopo sarà possibile eh, ascoltare e vedere l'intera intervista di Lucarelli oppure molto più facilmente, no Alfio, basta andare sulla pagina Facebook di Calcionate c'è la possibilità, di, andare la possibilità vedere, di, sì. di andarla a rivedere su, su internet, quindi su Facebook, sui social abbastanza agevolmente. abbastanza agevolmente. Ecco andiamo su questo grafico, si è parlato di Lucarelli, no? e del record che ha battuto no? eh, delle 10 vittorie esterne. Con l'ottimo Salve Emanuele, grazie alla sapienza grafica di Bruno Marchese, siamo andati a eh, visualizzare anche i numeri che riguardano questa, eh, diciamo questo record del, del Mister, di Mister Lucarelli. Però dobbiamo fare chiaramente eh, Alfio una precisazione. Eh, adesso poi voi andrete a vedere bene anche quali sono eh, i numeri, la, soprattutto andiamo, andate a visualizzare la media punti dei due, dei due allenatori per, per, farvi, per, per rendervi conto che comunque Lucarelli ha fatto fino a questo momento qualcosa di molto molto importante. Però bisogna dire che sono due campionati completamente yeah. diversi e mister lo, lo, il livello di difficoltà io pensavo assoluta, questo, perché certo. eh, io lo vorrei dire cioè, non per sminuire nulla ma eh, una cosa è andare a vincere a Bergamo contro l'Atalanta eh, che poi ha vinto quel, quel campionato ricordiamo la grande vittoria del Catania di Marino e una cosa andare a Rende o a, la, o a Brindisi contro eh, la Virtus Francavilla però detto questo quindi fatte le debite e proporzioni si tratta di un momento storico per il Catania, vedete la media punti di Lucarelli: 2,3, 1,85 quella di, di, Mister, di Mister Marino. Ovviamente stiamo parlando di media punti totali. Poi, qua voi potete visualizzare anche le, la media punti in trasferta, la media punti in casa, per esempio 2,19 Marino, 2,12 Mister Lucarelli, fuori casa 1,94 Lucarelli, 1,52 eh Mister Marino. Ecco, eh, anche il numero di vittorie, eh, eh, avete tutto in questo grafico e quindi lo potete tranquillamente estrapolare. Si tratta comunque di una, no, Alfio, di un record importantissimo, sì, che rimarrà nella storia. Ecco. Peccato che non sia, come dire, eh, stato accompagnato anche dal record in casa, di vittorie in casa, a ora staremo parlando di ben altro. Sì. Per già chiuso già il sì, perché se voi, adesso se la regia lo rimanda, il abbiamo, Catania ha 10, sì, 10 vittorie in casa contro le 13. Di, ecco, il, il Catania di Pasquale Marino magari aveva vinto qualcosina in meno fuori casa, ma di più in casa e infatti ottenne la promozione infatti. diretta, però non è detto. Ancora, ancora ci sono altre due partite. Ancora quindi. ci sono altre tre, due partite, tre, tre. cioè due in casa, quindi sì. diciamo che il record di partite in casa non lo potrà battere. No. Però quello in trasferta potrà essere ampiamente allungato, battuto, allungato perché eh, si potrà aggiungere a 11 vincendo a Matera. Però i paragoni si devono fare ecco. nelle stesse categorie secondo me. Ecco, te, no? No, noi abbiamo la fatto questa premessa. Più e Serie B quindi c'è più difficoltà, però c'è anche più partite da fare. C'è anche, anche da dire, però anche un altro aspetto, è, è vero, a uh, differenza di categoria, ma è anche vero un altro aspetto che... E adesso il calcio è molto più fisico rispetto a quello, quello che era allora, eh, nel senso che eh, allora l'aspetto di preparazione fisica eh, a tutto campo veniva forse eh, solo in Serie A, in Serie B già era un pochettino più secondaria e credo che una squadra. Eh, fisicamente adesso Serie C non abbia nulla da, da inviare da un punto di vista di preparazione. Eh, lo dice anche Pietro sul muro di calcioterap.com due campionati diversi, due squadre diverse. Eh. Ma, no, ma noi ecco, io vorrei dire ai nostri amici. Eh, so anche, è, 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 una, è, è un dato, questo secondo me molto interessante. Samuele, che è un genio rego, dei numeri, che è riuscito, a, però, però, è un dato meramente statistico sì, perché non, cioè, non è che noi stiamo andando a paragonare Mister Mascara, Spinesi, De Zerbi eh, Senti, o, o Baiocco ai giocatori attuali del, del Catania. Stiamo facendo un'operazione un di carattere statistico perché bisogna dare merito a Lucarelli di aver fatto, fatto qualcosa certo. di importante. I numeri sono importanti, certo. E la lunga rimarrà nella storia. Però non è. io così tanto. quello che penso, eh. non sono d'accordo sulla condizione fisica, no? perché secondo me invece c'è cioè in serie B si corre. Eh. È un campionato dove prevale più, più la, la condizione fisica, l'aspetto fisico che l'aspetto tecnico. No? Più in alto vai poi avviene una selezione. Va bene, i giocatori poi per andare in Serie A devono essere tecnicamente validi, ma devono essere forti anche dal punto, dal punto di vista fisico. Poi non è quanti anni sono passati tra è dal 2006, ecco. Quindi sono 2005-2006 se... 13 anni. 13 anni. 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 sempre ieri, eh. Sempre precedendo tempo. Eh, eh, purtroppo sì. Allora, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria. Subito dopo avremo eh, la presentazione in maniera approfondita della partita, delle scelte dei, delle possibili scelte dei due mister tramite le schermate che voi eh, ormai avete imparato a conoscere e il giornalista trapanese Enzo Biondo con il quale parleremo della formazione granata che comunque si presenta a Catania eh, pur non provenendo da, una, da, da, un, da un risultato importante perché ha pareggiato in casa con, con l'Andrea comunque si presenta bene perché nell'ultimo periodo ha fatto veramente tanti tanti punti. Andiamo in pausa. E allora il dottor Dolfi sta premiando, come vi abbiamo preannunciato l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lomonaco. Io nel frattempo, dottor Dolfi, leggo la, la motivazione del premio Città di Lentiri per il direttore. Dirigente di provata esperienza e spiccata competenza professionale, sicuramente uno dei pochi che hanno percorso tutta la trafila calcistica, giocatore, allenatore, osservatore e dirigente, cominciato nelle serie giovanili fino ad arrivare alla massima serie tanti i giocatori e gli allenatori che sono stati lanciati e valorizzati dal dirigente di Torre Annunziata. Il suo nome è legato principalmente al Catania, società che sotto la sua direzione riuscì a tornare in Serie A nel lontano 2006. Il suo nome è anche legato al fenomeno udinese dove lui come capo scouting, insieme al presidente Pozzo, cominciò a costruire un vivaio e una struttura organizzativa che avrebbe portato il club friuliano ai vertici della massima serie. Il premio Città di Lentini al direttore Pietro Lomono. Grazie. Finalmente il dottor Lomonaco ha avuto il premio che merita. Nel nostro piccolo l'abbiamo rincorso e ci siamo riusciti. Credo di, di aver fatto il possibile per la stima e la fiducia che si è guadagnato nel calcio internazionale. Grazie della sua comprensione. Direttore. Beh, io intanto mi scuso per non averlo ritirato nelle sedi opportune, ma un problema fisico mi aveva impedito di farlo e con grande soddisfazione e grande gioia che lo accolgo ora e lo ricevo ora. Ringrazio il dottor Dolfi, ringrazio tutta l'organizzazione di questa menzione, di questo, di questo premio, lo terrò come fra le cose più, più, più care, quindi grazie. Sì, arriva anche la, la, la seconda parte, chiamiamola così, la seconda parte. Dottor Dolfi, spieghi, spieghi anche questo. Spiego questo, questo è il nostro principale sponsor di prodotti siciliani e credo che eh, possa ben figurare con il calcio catania del dottor Romero. Grazie, grazie mille. Tecna Salone e Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di hair care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etanapolis, Valcorrente e a Belpasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 91 76 77. Per la tua pubblicità su Globus Television chiama il numero 349 144 3134. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Per la tua pubblicità su Globus Television chiama il numero 349-144-3134. A Cristiano Lucarelli il premio città di Lentini, da giocatore è stato uno degli ultimi romantici, da allenatore a grandi ambizioni e sta cercando di trasmettere ai suoi calciatori quel carattere che ha sempre messo in campo segnando gol in tutte le categorie. Perché la gavetta è una caratteristica costante della carriera di Cristiano Lucarelli, l'ha fatta segnando gol in tutte le categorie e la sta facendo adesso da allenatore. Le difficoltà non le ha mai temute, da quando con... La, con da quando, nei dilettanti, si trovò, si trovò ad affrontare il suo Livorno, la squadra di cui ha talmente voluto indossare la maglia da rinunciare ai ingaggi milionari dei grandi club. È proprio con l'amaranto addosso che ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza nel pallone, e togliendosi grandi soddisfazioni. Da allenatore ripartito dal basso, con la speranza di poter ripercorrere la brillante carriera avuta da giocatore. Il premio Città di Lentini a Cristiano Lucarelli. Anche qui. Due parole per il mister, spieghiamo, oh, le motivazioni sono già abbastanza, però spieghiamo perché proprio il mister. Speriamo che con questo premio il mister porterà il Catania in Serie B. <ride> Comunque tanti auguri e complimenti, Grazie. anche perché Lucarelli se lo mette. Mister, due parole anche da parte sua a questo punto. Beh no, io ringrazio perché insomma è un premio più che altro sulla fiducia, perché insomma <ride> di solito i premi si danno si danno in fondo alla stagione, invece questo è un riconoscimento che avviene poco prima della fine, speriamo che sia di buon auspicio, anch'io mi scuso per non essere potuto essere presente la sera della, della pre-azione. però come, come, ben, come ben a vostra conoscenza eravamo impegnati in una partita, in un posticipo di campionato, quindi niente, ringrazio davvero, davvero tanto per questo pensiero e come ho detto speriamo veramente sia di, di buon auspicio allora complimenti al direttore Lomonaco complimenti ovviamente al mister anche per il mister c'è la, la seconda parte di premio mister l'ha detto lei ancora la stagione non è finita però questo premio se lo prende per le 10 vittorie Grazie. in trasferta insomma Grazie. e con questo assaggia anche un po' di Sicilia beh a Sicilia insomma ci sono dei mini importanti e quindi sicuramente se non sbaglio ho letto azienda agricola insomma sì, ok, perfetto, quindi comunque visto che ormai sono due anni che sono qua e ho avuto per fortuna la possibilità di, di assaggiare dei prodotti tipici veramente, veramente buoni, e farò, anche se sono a dieta cercherò di fare uno strappo alla regola. Grazie mille al mister, grazie mille ovviamente al direttore, lo monaco, grazie mille anche a Gero Scaltriti che ha permesso tutto ciò. Eh, per per quest'anno, per questo premio di, della città di Lentini è tutto, ora l'abbiamo concluso ufficialmente. Grazie. Bene, abbiamo anche mandato due piccoli servizi che riguardano la consegna del premio città di Lentini a Pietro Lo Monaco e eh, Cristiano Lucarelli che eh, le motivazioni le avete sentite, mi sembrano abbastanza care, quindi anche questo premio importante a questi due protagonisti che speriamo possano portare il Catania in Serie B, eh, lo, lo attendiamo tutti da, da un po' di tempo. Fra pochissimo avremo il eh, collega Enzo Biondo, giornalista eh, trapanese, eh, adesso andiamo un po' a eh, parlare della partita, eh, se è già pronta la formazione, anzi il confronto. Ecco fra il eh, Trapani e il Catania, lo possiamo anche andare a visualizzare. Eh, lo chiedo all'amico Alessandro Cutrone. Ecco perfetto, eh, vedete qui un po' il confronto fra Catania e Trapani, eh, due squadre che sostanzialmente hanno fatto un campionato abbastanza. Simile il Catania ovviamente ha fatto un po' meglio in eh, trasferta, il Catania e il Trapani forte eh, in casa, ma eh, sono due squadre che hanno fatto più o meno gli stessi punti, quindi si sono eh, ben distinte in questo campionato. Bisogna stare molto attenti perché il Trapani è una squadra che comunque fuori casa segna e bisogna che il Catania stia eh, molto molto accorto alle ripartenze, soprattutto di Marras che all'andata ha fatto molto male alla formazione. Quindi vedete un po' qui le differenze fra le due squadre. Abbiamo subito in collegamento l'amico e collega Enzo Biondo da Trapani. Ciao Enzo. Ciao, buona serata a tutti voi. Grazie per questo intervento all'interno della nostra trasmissione. Enzo, ti chiedo immediatamente che Trapani vedremo lunedì sera qui a Catania. Ma guarda, potrei citare un esempio che proprio mi è stato raccontato forse un'oretta fa da un tifoso di quelli storici, il quale ha raccomandato eh, soprattutto a, alla Triade che diciamo, gestisce il Trapani, quindi il, il direttore generale Salvatori, al direttore sportivo Polenta e al Calori, il massimo impegno. No, a lui, mh, tipico un trapanese, ha chiesto la vittoria, ma soprattutto credo che abbia chiesto sottointenda una prestazione degna dell'impegno, perché in effetti nelle ultime due partite, e devo aggiungere anche durante la serie altamente positiva che credo determinò per il Trapani, 8-2 pareggi, onestamente rare volte il Trapani ha entusiasmato sul piano del gioco, però sai, quando ci sono i risultati tutto passa in secondo piano, e invece a Brindisi con il Francavilla e anche domenica scorsa con l'Andria, nonostante un gol fantasma che ho verificato che era comunque dentro, ma lasciamo stare questi episodi. Diciamo che la tifoseria non è rimasta particolarmente soddisfatta perché si ha la sensazione di un trapani che sia un po' sulle gambe. Vero è che devo dire durante la stagione Calori non è stato neanche fortunato perché tanti, tanti infortuni, mh, alcuni particolarmente gravi, tipo Ferretti che di fatto ha saltato la stagione e non credo che recupererà, poi è toccato a lui. adesso recentemente Visconti per il quale attualmente mm. la stagione è pure finita, è fuori, è fuori. quindi... Gli attenuanti potrebbero anche non mancare, ma probabilmente quello che non ha soddisfatto del tutto la tifoseria è che spesse volte, e come dicevi tu, soprattutto in trasferta, la squadra ha peccato caratteralmente. Chiaro, il Verdi, la Platea, lo Stadio Massimino, credo che da soli queste tre componenti dovrebbero spingere i giocatori del Trapani a quantomeno sfoderare una prestazione degna. Eh, del, Dell'atmosfera, dell'importanza dell della vostra in patria. Senti Enzo, tu sì. hai parlato dell'allenatore no? di Calori, che sì. è sicuramente è uno dei tecnici più importanti della categoria, con anche un ottimo passato in, in Serie B. E, è stato anche contestato: addirittura a un certo punto sembrava che dovesse, dovesse andare via. Aveva dato le dimissioni se non abbiamo capito male. No, questo credo che sia molto improbabile per un semplice motivo: anche perché i Trapani vive una fase, diciamo, della della proprietà della gestione particolarmente complicata, quindi da questo punto di vista non credo che ci si sia mai sfiorato. È stato certamente contestato, c'è stato più volte un faccia a faccia con i tifosi, quelli, tra, quelli che vanno pure in trasferta, quelli che non abbandonano mai la squadra, ma mh, credo, posso affermare insomma, che non ci sono mai il concreto rischio, Inche perché Calore poi ha un biennale con il Travani e peraltro è una persona davvero squisita a modo. Chiaro che il Trapani trapan ancora deve assorbire la delusione dello scorso anno per una retrocessione insomma, non dico inaspettata ma sai, appena 12 mesi prima si era sperato addirittura la Serie A 12 mesi dopo ti ritrovi in telecci non è facile, soprattutto credo posso anche sbagliare ma ho la sensazione che quello che pesa molto, sono state le dichiarazioni all'inizio stagione, perché Calori non si è nascosto dietro il dito devo dire, ha subito detto cercheremo in tutti i modi di ridare la serie B alla piazza, alla proprietà e via discorrendo. Quando poi in traspetta, soprattutto, eh, lo ribadisco, spesso a volte il Tramon ha veramente toppato, giocando particolarmente male, perché io ricordo, ricordo fondi, ricordo la traspetta anche contro la Sicura Leontro o lì al Massimino, anche contro l'Aca, Casa Siracusa, nonostante la vittoria del Tramon non è che ha giocato una gran partita. Quindi questi alti e bassi e soprattutto... Eh, quello che non è piaciuto non, non è andato giù la tifoseria che quando il tram si è trovato proprio su un chilo di schioppo dalla vetta automaticamente c'è stato un grosso passo indietro e purtroppo è successo anche 15 giorni fa senti eh, Enzo noi abbiamo preparato una grafica che adesso la, sì. la regia manda in onda riguardo alle possibili scelte no? di mister Caloghi ritengo che non si discosteranno molto da, dal, dal classico 3-5-2 con la formazione che più o meno ha messo in campo nelle ultime partite Sì, credo che guarda credo, così a una sensazione l'unico vero dubbio potrebbe riguardare lo schieramento di Polidori o Murano per il resto diciamo che sono anche scelte mh, dovute alla indisponibilità di alcuni elementi e poi come allenatore c'è l'undici titolare Piccole variazioni, così come sono d'accordo, ti confermo che inizialmente partirà con il 3-5-2 che è il suo modo di vedere il calcio. Durante la partita a volte eh, ha cambiato, ha cercato di cambiare, a volte con buoni risultati, altre volte no. Ma questo poi fa parte del gioco perché, come ben sappiamo, per tra esempio Trapani, e è stata una delle partite più belle di quest'anno e pure Trapani non ha vinto. E quando Landri invece non è stata una gran partita, anzi, devo dire che Trapani stato, ha giocato sottotono. Eppure il gol della vittoria l'aveva segnato, perché poi sappiamo benissimo, insomma l'esperienza non ci fa difetto. Spesso sono gli episodi che decidono una partita. Diciamo che quando l'Andrea probabilmente, dico probabilmente, eh, il gol del 2-1 c'era tutto, però eh, gli alberi non lo hanno visto, né il Guardalino e ci sta pure, pure questo. Senti, eh, ti faccio il, no il nome di tre giocatori: Marras, Scarsella, che è un ex giocatore del Catania, un centrocampista che sta sì. facendo molto bene ed Evacuo. Sono i giocatori più importanti in questo momento della del squadra? Sì. Assolutamente sì, perché Evacuo è veramente, incarna, credo come pochi altri, lo spirito di un attaccante di, di, di serie C. Questo non vuole sminuire il suo valore, nel senso che sappiamo benissimo che in questa categoria ci vuole tanto carattere, tanta esperienza, tanta voglia di emergere. E da quando eh, Reginato è stato ceduto alla Provecelli, devo dire che abbiamo visto un altro attaccante e ha ribadito ha, ha dimostrato perché nella sua carriera ha fatto tantissimi gol soprattutto in terza serie dove è stato, è, stato, è stato sempre tra i migliori Marras è un, un autentico puledro, un cavallo di razza ha un solo limite che su 10 cross ne sbaglia magari 8 però è un, è un trascinatore, è un ragazzo che salta facilmente l'avversario, è un peperino difficile da controllare Scartello invece ha avuto un ottimo impatto eh, soprattutto perché poi le prime partite insomma, sono state caratterizzate dai suoi gol, quasi tutti fondamentali. E poi è un giocatore che ti assicura molta esperienza e molta presenza sul terreno di gioco. Perfetto Enzo, io ti ringrazio per questo intervento, ovviamente sarà una grande festa di sport al Massimino e ti auguro buon lavoro anche a te. Io vi ringrazio voi, io mi faccio un augurio, intanto che sia, come è stato un paio di anni fa, un vero e proprio spettacolo perché. Dobbiamo dimostrare noi trapanesi sì. e Cadanesi che si può fare calcio. Ci saranno anche tanti tifosi del Trapani, che abbiamo rotto. capito. E soprattutto un augurio che non ci sia il pareggio, perché non vorrei <ride> augurare troppo il Lecce. Questo no, dico deve... eh, Enzo, ci saranno anche tanti tifosi del Trapani, questo lo sappiamo. Ma quindi... guarda, credo che qualche decina di centinaia ci dovrebbe essere. Sì. Sai, il pareggio di domenica scorsa ha frenato tantissimo, però credo che qualcuno sarà presente al massimo. Perfetto Enzo, Se ti ringrazio. Fuma, di e via. Ciao Enzo. Okay, buon lavoro a voi. Grazie, buon lavoro anche a te. Eh, mi sembra che per quanto riguarda il Trapani, mister, la situazione sia abbastanza chiara. Ci sono i giocatori, lo abbiamo visto quando abbiamo visualizzato la, la schermata di Bruno Marchese, molto molto importanti, che già all'andata ci hanno messo in, in difficoltà, soprattutto Marras, quindi bisognerà stare attenti. Senti, ma è un esperto della categoria... Io e sta poi, facendo anche molto bene, ha segnato diversi eh, gol io conosco Fazio che ho lanciato io a Barcellona in C2 nel, nel e poi me lo sono ho portato con me a, a Casarano e poi il Casarano l'ha venduto all'Andere mi sembra che l'Andere era in, in C2. ed è un ragazzo idolo argentino però è, è siciliano diciamo del è siciliano di nascita ragazzo eccezionale e, poi Evaco è forte, Scassella è stato un ex giocatore, sì. però ripeto, dal, a, a livello tecnico il Catania è superiore, insomma loro, i tifosi del Trapani si lamentano, forse dovrebbero essere contenti invece eh, del, del lavoro che ha fatto il tecnico, perché non hanno l'organico né del Catania né del Lecce, del Trapani, secondo me. Ecco, andiamo invece a visualizzare la schermata che si riferisce alla formazione del Catania, che potremmo anche non visualizzare, no, Alfio, perché si tratta del 433 che ehm, abbiamo. Oh, no. Sì. no, volevo dire, sono due moduli che non si sposano, eh? sì. perché il 352 con il 433. Lì ci sarà una squadra che prende la superiorità per forza. Vabbè, ma Lì, lì sicuramente credo che metterà a uomo. No, avevamo messo prima prima aveva... della, scusami se lo, lo sottolineo. Prima dell'intervista di Lucarelli avevamo messo Porcino ovviamente in ballottaggio con Marchese, sì. ma questo ballottaggio non esiste più perché ha detto il mister che giocherà a Marchese. Credo che metterà uh, Manne in marcatura a seguire Maras per, 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 per tutta la fascia per bilanciare un pochettino. La, la differenza al centrocampo quindi sì, penso, Marchese manet su Marras sicuramente ecco. penso che poi ci sarà diciamo anziché essere un 4-3 puro penso che sia una sorta di 4-4-2 con Bugale con con, con che, che, sì. che va a seguire per, sì. per, per tutta la fascia sì penso che la chiave tattica possa essere questa perché effettivamente Marras è un giocatore che anche all'andata ci ha messo molto in difficoltà anche perché il mister ha diciamo, sperimentato però se succede un qualcosa... questo spinge Lodi sulle stelle no? uno che fa 4-3 i tre li deve tenere davanti no? se, se, se li porti sulla linea della difesa che 4-3 vedremo, vedremo quello che sceglierà il mister però devo dire che, siccome è andata bene le ultime partite speriamo che possa eh, andare bene anche questa volta sarà molto importante Alfio soltanto una piccola, un piccolo cenno su questo L'apporto del pubblico. Ci sarà tanta gente, ne abbiamo parlato anche prima. C'è stata qualche piccola eh, diciamo, polemica, ma è, questo c'è sì. sempre per quanto riguarda la, la giornata rossa azzurra. Il discorso chiaramente verte sul, sull'opportunità di fare o, o meno la giornata rossa azzurra, che può avere un senso in Serie A, eh, perché chiaramente ci sono varie fasce di prezzo, ci sono varie squadre da affrontare. Eh, c'è la possibilità di riempire lo stadio non ha francamente senso farla eh, in serie C laddove sostanzialmente fai pagare un prezzo aggiuntivo agli abbonati per una gara in più e il discorso finisce lì perché non fai altro che creare disagi più, più che vantaggi al letto di questo qua però come abbiamo visto ci sono già 11.000 biglietti già eh, fatti quindi diciamo, il tifoso ha comunque risposto presente. Eh, a nord, così come è avvenuto la partita precedente, chiede di entrare allo stadio mezz'ora prima perché c'è una eh, coreografia da andare a preparare. E questo è molto importante da eh, segnalare. Allora, eh, dato che siamo quasi in chiusura, io andrei subito alla rubrica di Vincenzo Lacorte che ci racconta un po' eh, come si è concluso, come si sta concludendo il campionato, la regular season delle giovanili del Catania che stanno andando veramente alla grande e poi come si svilupperanno eh, i playoff, perché lì ci sarà da vedere se finalmente quest'anno, soprattutto la Berretti del Catania, potrà ottenere il risultato che noi tutti ci aspettiamo. Andiamo a seguire questa bella rubrica di Vincenzo Lacorta. Buonasera, bentrovati il nostro consueto appuntamento sulle giovanili rossazzurre. Eh, manca davvero poco all'inizio delle, delle fasi finali di tutti i campionati nazionali. Gli ottavi di finale per le squadre under, il girone di qualificazioni per la Berretti. Eh, Berretti che eh, salterà il primo turno del girone di qualificazione perché è a riposo già durante la prima giornata, quindi grande attesa per, per la prima partita, la, la, la prima partita che sarà la seconda giornata del girone che sarà a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. Quindi occhi puntati sulla Juve Stabia nella, nella, nel primo incontro di sabato prossimo che sarà in casa del Monopoli. Si giocherà quindi poi sul Menti di Castellamare di stabile il 28 aprile e sarà questa la prima gara la prima gara di torre del grifo a torre del grifo sarà invece il 5 maggio contro il Trapani terza giornata nell'ultima gara ancora a torre del grifo contro il Monopoli nel mezzo si andrà a fondi per giocare contro il Racing Fondi per l'appunto e invece domenica ultime ultimissimi minuti per l'under 17 e l'under 15, ambedue impegnate contro il Cosenza. Per l'under 17 di Mister Bellia sarà, sarà davvero una gara di pura accademia. Nessun problema contro, contro una delle cenerendole del girone, eh, forti poi del 5-1 concretizzato appena domenica scorsa contro il Matera, la doppietta di Eugenio Licciardello, eh, un altro dei talantini, un altro attaccante catanese, già affacciatosi, peraltro già esordito anche da titolare nella Berretti di Giovanni Bulvirenti, quindi uno dei profili emergenti su cui si punterà sicuramente. Probabilmente anche in questo finale, in questo scorcio di finale, ma certamente l'anno prossimo sarà la sua, la sua annata. In gol anche Lorenzo Di Stefano, doppietta anche per lui, un altro giovanissimo, un altro emergente, dagli allievi regionali, promesso, promosso sotto età nelle under 17, dove, dove segna con periodicità. Eh, chi non no lo ricorda, l'anno scorso eh, segnava eh, gol eh, importantissimi in grande quantità industriale nel, nell'Under 15, ricorderete tutto. In gol anche Rossito, che, che mh, è un attaccante anche egli, che eh, gioca... Gioca molto per la squadra e fa del suo quando si tratta di arrivare in zona gol. Quindi importante la gara, quella dell'under 15, è un finale davvero al cardiopalma, questo qua dell'under 15, perché i ragazzi stanno facendo molto bene anche loro. Reduci da un 5 a 1 a Matera, è un buon momento per loro se non che mercoledì. Il Lecce ha superato l'Agragas nella gara di recupero ed è balzata al terzo posto, quel famoso terzo posto che serve per poter accedere ancora agli ottavi di finale. Quindi, pur di misura nei confronti di un punto solo di distanza nei confronti di Catania e Regina, quindi, in questo, in questo finale, in questi ultimi 70 minuti del torneo Hunter 15, saranno. Eh, saranno, diciamo, eh, eh, sarà, il nome della, sarà rivelato il nome della squadra, della terza squadra, proprio quella che potrà accedere agli ottavi di finale, come dicevamo prima. Quindi, ultimi 70 minuti importantissimi. Eh, chi sarà la squadra che passerà al, alla fase successiva saranno i rossoazzurri di Mister Vezzosi. E noi, naturalmente, li inciteremo come sempre. Forza Catania, forza Carusi. E allora eccoci qua, siamo in chiusura di trasmissione, io vorrei segnalare che giorno 24 aprile è il compleanno del nostro amico Mattia Turrisi che ci ha inviato tanti messaggi alla nostra WhatsApp line e quindi vorrebbe un regalo di vigilia del suo compleanno, speriamo che il Catania possa farglielo, io vorrei salutare anche Emanuele San Giorgio sulla nostra pagina Facebook di eh, Calcionate che dice... Eh, la, 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 la mia teoria se il Lecce l'ultima la perdesse cioè in teoria il Catania andrebbe in Serie B se il Lecce l'ultima la perdesse in teoria anche, però anche un pareggio a, a, anche pareggiando, sì, anche pareggiando sì, lo, lo, questo è abbastanza, abbastanza chiaro salutiamo anche Giuseppe Manganaro che, che dice che bisogna essere molto aggressivi Sebastiano Ieni saluta Mister Bianchetti, Enzo Lorusso dice che eh, la, la teoria è una cosa e la realtà è un'altra eh, siccome penso che sia un tifoso del Lecce dice che il Trapani non perderà a Catania ognuno dice quello che ritiene più opportuno eh, ognuno tifa per la propria squadra, allora dobbiamo assolutamente chiudere, chiudere, saluto anche gli amici che durante la trasmissione hanno scritto sul murti anche se in maniera così simpatica scherzosa e in qualche caso anche con la testa un po' fra le nuvole, eh, però con, con la, la, simpatia, la simpatia non si, non si nega assolutamente. A nessuno saluto anche gli amici della pagina facebook di calcio catania punto, uh, no scusate della, della pagina facebook di eh, nostra di Pianeta Catania Group eh, vi do appuntamento con le repliche mezzanotte e mezza e eh, domani alle ore 15 quindi sabato alle ore 15 repliche di, eh, della nostra trasmissione di pianeta catania calcionate eh, prima e dopo l'intervista di Lucarelli quindi ci sarà la possibilità di poterla risentire molto lunga per questo non l'abbiamo eh, fatta eh, l'abbiamo inserita all'interno della nostra trasmissione e poi lunedì mi raccomando, Studio Stadio Live a cominciare dalle ore 20:15 su Globus Television con Paolo Di Caro il sottoscritto Alessio Nicotra dallo, dallo stadio e Gianpaolo Montineri dallo studio e sarà un'altra grande serata di sport su Globus e soprattutto per la città di Catania. Io saluto mister Salvo Bianchetti, buonasera grazie a mister grazie a voi, buonasera a tutti. Alfio Lombardo di Calciolatele.com, ciao Alfio. Salve, buonasera a tutti. Un saluto anche da parte di Max e dalla nostra regia Alessandro Cutrona e Turi Compagnia e non dimenticatelo mai sempre, irresistibilmente, sempre Forza Catania